Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi, puntata proprio veramente molto molto concentrata, spero veramente che possa in questi pochi minuti trasmetterti, veicolarti attraverso l'utilizzo di una storia che a me ha sempre molto affascinato, un concetto estremamente importante di cui tantissimi di noi sono vittima ogni giorno, che in qualche modo non libera assolutamente la nostra mente, anzi la rende schiava. E quindi voglio insieme con te in questa puntata così breve e concisa parlare del processo del tutto e subito. Ecco, non so tu come stai messo, io tante volte sono vittima di questo processo del tutto e subito e mi porta ad essere in qualche modo molto ansioso nei confronti dei risultati, nei risultati di me stesso come persona, come essere umano, ma anche in tutto ciò che faccio, nei miei progetti, nel mio lavoro. Ecco, tante volte il processo del tutto e subito ci porta a stare male. Allora entriamo subito nel cuore di questa puntata e scopriamo insieme che cos'è questo processo del tutto e subito e soprattutto capiamo attraverso questa storia la morale che può salvarci dall'ansia del risultato. Eccoci qui ragazzi, ok, stiamo parlando appunto dell'ansia del risultato. Quanti di voi, quanti di noi, io stesso ogni giorno combattiamo contro questa forma di ansia, quella che ci spinge ogni volta a valutare le cose che facciamo, le cose che siamo anche come persone, prendendo come misura, come righello, appunto proprio il risultato. Ecco, se questa cosa mi porta subito risultati buoni, allora vuol dire che è una cosa buona. Se non vedo risultati, allora vuol dire che questa cosa è una cavolata, sto fallendo, non va bene, devo correggerla, devo correggermi come persona perché non vedo risultati. Ecco, allora diciamo, per entrare subito senza troppi giri di parole in questo meccanismo dell'ansia del risultato, ritroviamo due concetti importanti. Il primo è questo processo di cui ti parlavo anche all'inizio della puntata, e cioè del processo del tutto e subito. Ecco, quando provi questo tipo di ansia, l'ansia no, rivolta al risultato, stai in qualche modo viaggiando su questo binario, sul binario del tutto e del subito. Esattamente sì, come fanno i bambini, no? Che in qualche modo appena escono da scuola vogliono subito il pezzetto di pizza e vogliono il giocattolo nuovo e vogliono subito riuscire in quella difficoltà davanti al problema di matematica, se non ci riescono abbandonano. Ecco, esattamente così, il tutto e subito ci porta ad essere persone immature. Ma cosa vuol dire essere persone immature? La persona immatura è colei che non ha la capacità di attendere il risultato, come anche ho postato all'interno del canale Telegram questa foto, la foto di questa mattina con la citazione, dove appunto dicevo proprio questo, che essere immaturi significa volere subito il frutto, che il frutto sia subito visibile, sia subito anche commestibile, gradevole, buono, subito da mangiare, senza però renderci conto che dobbiamo prenderci cura dell'albero. Ecco, un immaturo funziona così, non è un concetto moralista, no, che magari qualcuno di noi ha potuto subire durante il corso della propria crescita, ma essere immaturi ha a che fare con il processo del tutto e del subito. Allora, quando ci vediamo in difficoltà con noi stessi, con una situazione anche in famiglia, nei nostri rapporti sentimentali, magari anche al lavoro, dove vediamo che una determinata abilità stenta a nascere in noi perché il nostro capo di lavoro vuole vedere i risultati e noi non riusciamo a darglieli, entriamo in questa ansia da prestazione, l'ansia del risultato, ecco, in questo binario del tutto e del subito. Ma il rovescio anche della medaglia dell'ansia del risultato è un altro aspetto della nostra mente e di cui voglio parlarti, cioè dell'avidità. Ecco, quando siamo immaturi, quando siamo avidi di risultati immediati,
No, l'avidità di risultati immediati conduce spesso a non avere affatto di risultati. Ecco, chi non ha la capacità di saper attendere il tempo necessario perché i frutti escano fuori, germoglino e possano essere condivisi, che possano essere mangiati e gustati dagli altri, entriamo subito in una crisi. Entriamo in crisi e pensiamo di essere sbagliati, cominciamo a criticarci, a pensare di non essere adatti e tagliati per quel lavoro, o che quella non è la persona giusta per noi, oppure che ancora più profondamente questo è un altro tassello che si va ad aggiungere alla nostra bassa autostima, con cui ci diamo addosso e ci critichiamo. Ecco, l'avidità di risultati immediati conduce spesso a non avere affatto dei risultati, perché se un contadino, no, che mette il primo seme, pianta il seme nella terra, volesse che quel seme subito, dopo pochi giorni, portasse alla nascita della pianta, che questa pianta subito portasse i frutti desiderati dal contadino, ecco, andrebbe subito in crisi perché questi frutti non appaiono. Il contadino sapiente sa che ci vuole del tempo, sa che alcune piante hanno bisogno anche di determinate condizioni perché possano mettere dei frutti, no? L'avidità dei risultati invece ci porta a un enorme dispendio di energie, con il rischio di non vedere mai, no? Portare il frutto sperato, no? Anche come nelle nostre capacità. Ecco, se pretendiamo subito di imparare una cosa che non abbiamo mai fatto nella nostra vita, questo rischia tante volte di tagliarci le gambe. Quindi, prima di pensare a nuovi progetti o a nuove soluzioni, pensa prima a fare i conti con questo tipo di ansia. Allora, io te lo confesso, no? Te l'ho detto anche all'inizio, anche io tante volte sono come te, sono molto intraprendente e ho sofferto. Anche io tantissimo della sindrome del tutto e subito, no? E ancora ogni tanto ci ricasco anche oggi, no? Però l'aspetto positivo è che ho capito cosa mi accade dentro. So che la riesco a riconoscere quest'ansia da risultato e in quel momento so anche come rimediare. No, ma partiamo dall'inizio, ti ho promesso una storia. Ecco, quando ero piccolino, mio babbo mi raccontava le fiabe dell'Esopo, di Esopo, ecco, e c'era una fiaba in particolare di Esopo che a me è rimasta molto nel cuore, che ha proprio a che fare con quest'ansia del risultato, no? Quest'ansia della prestazione. E la fiaba è quella della gallina dalle uova d'oro e recita più o meno così. Un contadino possedeva una meravigliosa gallina che ogni mattina, invece del solito uovo, deponeva nel pollaio niente po' di meno che un uovo d'oro. Non accontentandosi di quest'uovo quotidiano, il contadino immaginò che la gallina avesse un mucchio d'oro nelle sue viscere, ma quando la uccise, trovò che dentro era fatta come tutte le altre galline. Così, per la speranza di trovare la ricchezza tutta quanta insieme in una volta sola, restò privo anche del suo modesto uovo d'oro quotidiano. Eccoci, allora, spero che questa storia, no, questa fiaba della gallina dalle uova d'oro sia in qualche modo stata di tua ispirazione. Io credo che non ci sia bisogno di tantissime analisi ulteriori perché è abbastanza eloquente di per sé, no? Ma parla in maniera profonda al nostro io, no? Di questo aspetto dell'avidità, no? Io penso una cosa, volevo semplicemente chiudere questo episodio facendo questa riflessione insieme con te, che tutti vogliamo raggiungere dei risultati. Ecco, tutti vogliamo raggiungere dei risultati migliori, vogliamo essere persone migliori, vorremmo star meglio anche nelle nostre vite, in quello che facciamo, in quello che siamo. E questo è un lato assolutamente positivo che va protetto, che va sicuramente conservato. Ma il limite di questo aspetto del raggiungere dei risultati,
sta nel saper aspettare, ecco, nel dare tempo al tempo affinché ciò che stai seminando oggi possa fiorire e portare frutto. Ecco, se non dai tempo all'albero di portare frutti, non taglierai l'albero. È così, come ha fatto esattamente il contadino con la sua gallina d'oro. Per avere tutto l'oro, no? Ha perso anche quello che aveva. Quindi il problema, ragazzi, non è desiderare, raggiungere dei nuovi risultati, ma essere avidi. Questa è la sottile linea di confine. No? Quante volte penso soprattutto a... Magari a te, che magari puoi essere una persona intraprendente, che vorresti cambiare qualcosa veramente anche nella tua vita, no? Io ho tantissime persone che accompagno nei percorsi di psicoterapia, arrivano a studio, arrivano in consulenza anche online, pieni di questo sano desiderio, che va però protetto, perché tante volte il desiderio di cambiare può essere controproducente, no? Quante volte seminiamo e subito dopo, per mancanza di frutti immediati, lasciamo morire sul campo le cose che abbiamo seminato, no? Per andare subito altrove, per cercare altre soluzioni, perché non riusciamo a stare in quella situazione lì, non riusciamo ad essere pazienti, a lasciare che l'ingrediente tempo, unito a tutta una serie di condizioni, ma soprattutto al nostro desiderio di cambiamento, generi i frutti sperati. Perciò, ragazzi, teniamoci lontani dall'avidità, dal processo del tutto e del subito. È questa l'alternativa, no? Cioè, cosa voglio proporti? La prima cosa non è tanto girarci troppo intorno, ma di ascoltarti durante l'arco di questa giornata o quando ascolterai questa puntata o durante proprio la settimana, insomma, te lo auguro da qui in avanti per sempre in realtà, questo processo di autoconsapevolezza, di capire quando sei nel processo del tutto e subito, quando sei così smanioso, quando sei all'interno della dinamica dell'avidità, no? Del risultato immediato. Ecco, che tu possa fare questo processo inverso per te stesso. No? Per non incappare in quest'ansia del risultato. Il mio suggerimento è imparare a cogliere, no? A imparare a cogliere questo tipo di ansia, l'ansia del risultato, e poter invertire questo processo. Anziché stare con l'avidità, stare con la pazienza santa del contadino che sa aspettare i frutti nel momento opportuno. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntatina del podcast che come un cioccolatino spero siamo riusciti un pochino a scartarlo e a gustarlo attraverso la sapienza profonda di questa favola di Esopo che ho voluto condividere con te questa mattina, e spero che possa essere stata di tua ispirazione. Ma ricordati sempre che tutto questo podcast non si regge solo sulla mia persona, ma su tutti i finanziatori di questo progetto, cioè persone che, innamorate della psicologia, hanno incontrato questo podcast che è liberamente, hanno cominciato ad ascoltarlo, a ricevere valori, spunti di riflessione attraverso i quali hanno iniziato a cambiare in meglio la loro vita e a un certo punto hanno deciso in maniera spontanea e libera di iniziare a sostenerlo. Sto parlando dei finanziatori del progetto liberamente, sto parlando di Alberto Bagnoli, di Alessandro Masetti, di Alessandro Esposto, Alessia Cecconi, Andrea Molinari, che si è unito anche lui alla community dei finanziatori con un finanziamento da $1 mensile, ad Antonio Andriollo, a Davide Rizzo, a Carmelo Conti, a Deborah Fontana, ad Elena Giurlando, a Fabio Giuliani, a Fabrizio, a Federico Mordocca, anche lui che si è unito con un Patreon da $3 anche lui questo mese, da Filippo Labruna a Francesco Maggioni, a Giacomo Sisca, ad Antonella Guerra, a Laura, a Mara Boschello, a Mauro Catini, a Sandro, a Waco, a Paul, anche lui che si è unito. Ragazzi, quanti finanziatori sono spuntati in questo mese? Pazzesco, bellissimo ragazzi, grazie davvero tanto. Quindi ringrazio ancora una volta pubblicamente anche Paul, a Raffaele, a Robert,
offerta a Sara Viltri, a Sabba, a Simone Figus e a Veronica Cardullo, che attraverso il loro finanziamento, ragazzi, anche solo di $1 al mese, ci stanno dando la possibilità di mantenere questo spazio, questo podcast, totalmente libero da influenze esterne come pubblicità, come sponsorizzazioni che continuamente ogni settimana mi arrivano per in qualche modo inquinare, perché secondo me, ragazzi, metterci dentro pubblicità per guadagnarci qualche soldo su queste pubblicità per me non vale assolutamente la pena. Voglio, e il fatto che voi state finanziando questo podcast mi fa capire che anche voi lo volete, che questo podcast resti uno spazio libero di discussione, di ispirazione e di cambiamento. Quindi ancora una volta grazie di cuore a tutti quanti voi, e come sempre io vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni.